Buonasera al TG Lis. Un tavolo con ANAS per fare il punto sulla viabilità stradale provinciale in considerazione dell'aumento dei volumi di traffico durante la stagione estiva. A organizzarlo stamattina a Nuoro il prefetto Giancarlo Dionisi, un incontro che arriva all'indomani della decisione del governo nazionale di trasferirlo dalla prefettura di Nuoro a quella di Livorno. Dionisi ha inserito il vertice all'interno del tavolo permanente sulla viabilità stradale istituito un anno fa. Obiettivo: proseguire l'impegno per rendere le strade più sicure nel corso della stagione estiva per gli automobilisti, ma anche cercando di tutelare il più possibile gli operatori ANAS che svolgono ogni giorno un lavoro faticoso e rischioso. Dal canto suo, ANAS ha risposto all'appello con l'annuncio della chiusura definitiva di numerosi cantieri, con i lavori che saranno conclusi al massimo entro Ferragosto. Una vicenda che ha riempito per oltre un anno le pagine dei quotidiani locali e ha diviso i vertici di Confcommercio e Federalberghi. Una vicenda che ci porta a sottolineare il diverso ruolo di Villa Devoto nella valutazione dell'accordo tra le società di gestione dei tre scali più importanti dell'isola. Il presidente Solinas era assolutamente contrario, la presidente Todd è favorevole, tanto da scegliere di investire 42 milioni di euro per entrare nella holding tra Nord Sardegna Aeroporti S.p.A. che nasce dalla fusione fatta un anno fa tra GEAS Arolbia e SOGEA Alghero e SOGAE Cagliari. Decisivo in aprile via libera dell'antitrust che ha ritenuto l'operazione di concentrazione degli scali sardi non idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. La siccità e l'emergenza idrica che l'ha determinata sono state all'ordine del giorno di una riunione convocata a Cagliari dall'assessore regionale d'agricoltura Gianfranco Satta, che ha incontrato le organizzazioni di categoria. Si è discusso dei prossimi e imminenti interventi della regione a sostegno delle aziende agricole colpite dalla siccità in tutta l'isola, con particolare gravità nella Sardegna orientale. Nel corso del vertice l'assessore Satta ha illustrato nel dettaglio alla platea i primi interventi previsti, azioni che saranno inserite all'interno del disegno di legge di variazione di bilancio prossimo all'ingresso in aula. Tra le misure annunciate anche l'abbattimento dei ruoli del consorzio di bonifica della Sardegna centrale con riferimento a tutte le aziende agricole cui è stato interrotto l'approvvigionamento idrico, un programma di sostegno economico per compensare anche i mancati redditi. Un contest per avvicinare le pubbliche amministrazioni alle esigenze dei cittadini e del mondo economico produttivo, incentivandole a migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi offerti. È con questo obiettivo che nasce PA OK, insieme per creare valore pubblico, l'iniziativa che rientra nell'ambito dei progetti del PNRR, presentata oggi a Cagliari e promossa dal Dipartimento Funzione Pubblica, attuata dal Formez col contributo scientifico della Bocconi. 7 le aree di azione: efficientamento energetico, transizione ecologica, digitalizzazione, inclusione, lavoro e sviluppo economico, innovazione e semplificazione amministrativa, un contest a cui in Sardegna hanno aderito anche i comuni di Nionele e Fortei.
La stagione estiva è ormai entrata nel vivo e la Sardegna emerge come una delle mete turistiche più ambite. Il nord-ovest dell'isola promette una stagione estiva da tutto esaurito, nonostante i rincari nei prezzi degli hotel dovuti agli incrementi dei costi di esercizio. Gli arrivi si preannunciano in linea con l'Exploit del 2023. Il nord-ovest può vantare viaggiatori provenienti da diversi luoghi del mondo, grazie anche ai collegamenti dei due aeroporti di Alghero e Olbia. Dai capi più attuali dell'estate chic in Costa Smeralda fino al cashmere e persino alle pellicce. Il mercato di San Pantaleo è così, un mix di contrasti tra la profonda gallura germogliata nell'antica cultura degli stazzi, commercio a prezzi non proprio popolari tra voglia di esibirsi in spiaggia e glamour notturno che interrompe la sobrietà di un borgo granitico tra i più belli della Sardegna, ai piedi della chiesetta da cartolina che dà il nome al piccolo centro nel comune di Olbia. Il mercato di San Pantaleo, dopo un anno di fermo tra carte bollate e ricorsi tra commercianti e Comune di Olbia, riapre con 57 espositori e un piano di sicurezza a norma. Tutti felici dunque, l'economia del borgo tira un sospiro di sollievo e l'anno di purgatorio a Olbia sembra appartenere a un lontano passato. Grazie per averci seguito, arrivederci.